Pensavate che certe scene si potessero vedere solo nel calcio maschile, ma invece non è così, si vedono anche nel femminile. Questa rubrica lo faccio una tantum, la faccio quando leggo tanti commenti. Quello che ho assistito dopo il post, Juventus-Milan, finale di Supercoppa Italiana Femminile, oggettivamente però, devo essere sincero, non l'avevo mai visto da quando seguo il femminile, veramente un livello basso, bassissimo di tifoseria che porta tutto il marcio possibile che c'era nel maschile anche nel femminile. Ma non è solo colpa dei tifosi, e infatti questo video, appunto, le perle degli anti-juventini post Juventus Milan femminile, Supercoppa femminile, e vedremo un po' di queste cose e capirete anche il motivo. Ringrazio come sempre Kinoshi per il come posso dire, per il modo, no? Per il suo, insomma, il format è suo e quindi lo ringrazio come sempre. Se non lo seguite, non credo che non lo seguiate, però se non lo seguite, seguite l'angolo di Kinoshi come sempre. E partiamo subito dunque con queste grandissime perle, iniziando da un evergreen. Ladri, scritto in maiuscolo, tutto in maiuscolo, anche al femminile. Va bene, poi dopo ragioniamo su perché siamo ladri. Rigore netto su Thomas 94esimo, ma come cazzo si fa? E sopra andiamo davvero di basso livello, zero personalità ed è un peccato perché sarebbe bello vedere gli arbitri più arbitri donna, ma se poi in una partita così importante si sceglie in questo modo, non si riuscirà mai ad arrivare ad un punto buono, a un livello buono. Allora, e adesso vi dico, attenzione, perché ieri una delle cose più belle della giornata è stato l'arbitraggio, che secondo me è stato un arbitraggio di livello altissimo. Ma poi parliamo dopo. Ripeto, dopo ho qualcosa da far vedere. Poi, solo rubare, sapete, solo rubare. Perfetto, fa niente. Allora, la Juve vince nel calcio femminile da 3 anni, vince tutte le partite del campionato e non perde da più di 1.000 giorni. Terza Supercoppa italiana di fila, in 2 anni in Italia ha fallito soltanto una partita, cioè la semifinale di ritorno di andata l'anno scorso di Coppa Italia, che poi ci è costata la finale, ma poi a parte questo, sinceramente una Juve che in Italia è stata letteralmente schiacciasassi. La Juve ai quarti di finale di Champions League, sta facendo la storia del calcio femminile italiano, ma sappiamo solo rubare secondo questi geni. Pazzesco, due falli e due cartellini. Ecco, questa cosa qua io la interrompo subito. Ragazzi, a parte che non erano due falli, due cartellini, ma Codina ha fatto veramente più di due falli, più di due falli, e sono tutti i due falli che parla lui, sono due falli solari, talmente solari che era erano assolutamente ineccepibili, non si potevano non dare, erano chiari, 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 chiari. Ma ripeto, poi ne parliamo dopo sul discorso. Comunque, non è che perché sono due falli, allora io posso far saltare con un fallo solo, faccio saltare tibia e pero nell'avversario, ma tanto è un fallo solo, vale tutto. Un rigore che più netto non si può, trasformato in un fallo in attacco. Questa è quella che ha anche arbitrato in gara in Serie A. Zio fa, che coraggio. E sotto risposta, arbitraggio rivedibile, così non è un bel calcio. Non è un bel calcio semplicemente perché la Juve ha fatto la preparazione per arrivare in forma più avanti, perché non interessa la Champions. La Supercoppa è un trofeo che ci interessa, ma non ne facciamo una malattia come state facendo voi. La verità è che la Juve punta ai trofei più importanti a maggio. E il problema vostro è che invece avevate una possibilità su un milione di trovare la Juve con le gambe a terra, perché quando la Juve aveva le gambe in piedi, cioè che aveva le gambe che giravano, vi ha infilato 5 pere, quindi che la Juve ruba è più corretto. È certo che i milanisti gli girano, come a tutte le squadre che giocano in 11 contro 12, 13 e 14. Quindi è assodato che la Juve ruba. Cioè noi rubiamo anche quando a Torino viene, a Vinovo viene il Milan femminile a giocare la partita di campionato e viene dato un rigore su Tomà che si butta, che poi Giacinti sbaglia, però noi rubiamo sempre, noi rubiamo sempre. E adesso io lo dico, io non faccio il nome di questa persona che scrive, però siccome lo becco sempre nei commenti di diverse pagine, questo signore è tifoso del Brescia femminile. L'unica volta che la Juve si è giocata col Brescia qualcosa di importante, cioè il campionato 2017-2018,
Al ritorno il Brescia fece due gol in fuorigioco, nessuno di noi fiatò, perché nel femminile deve rimanere pulito, il femminile deve rimanere pulito. Peccato che però il femminile deve rimanere pulito, ma poi ci sono questi soggetti che lo rovinano. Ladri mafiosi anche nel femminile, meno male che coi maschietti avete finito e sotto. Rigore alla Juve, non dia rigore alla fine, non diamolo, guai a dare un rigore contro la Juve. Allora, premesso che alla Juve rigori contro gliene hanno sempre dati, soprattutto nel femminile, come ho detto prima, è andato anche quello a Vinovo su Tomà che non c'era. Ma poi dopo vediamo questo rigore, perché sembra veramente uno dice, ah, che roba, ma dopo lo vediamo. Poi, quello sopra che dice... Ladri mafiosi anche nel femminile. Meno male che col maschile. Allora, intanto, ladri mafiosi è una roba che è di una gravità allucinante, allucinante. E io mi sorprendo perché queste sono tutte frasi che io prendo da dei post di pagine che seguono il calcio femminile, cioè FIGC Calcio Femminile e altre testate importanti che dovrebbero bloccare, bannare questi soggetti, perché queste sono frasi che non ne stanno né in cielo né in terra. Detto questo, coi maschi avete finito. Allora, siccome questo ragazzo sicuro è un tifoso del Milan, mi fa ridere perché la Juve mercoledì maschile giocherà la Supercoppa italiana, che a differenza del femminile non la giocano le prime quattro in classifica, ma la gioca la vincitrice del campionato contro la vincitrice della Coppa Italia. Vuol dire che la Juve che ha finito è campione della Coppa Italia. Il Milan, che non ha finito ma è sulla cresta, sa, sono tutti fenomeni. Non vince un trofeo dal 2016, guarda caso appunto una Supercoppa. Se andiamo a vedere un trofeo serio del Milan, dobbiamo andare indietro di più di 10 anni. Cioè, più di 10 anni, perché è stato lo scudetto, credo, prima dell'anno di Conte. Quindi, figuriamoci, figuriamoci. Chiudiamo la pagina dei tifosi con queste rubano più degli uomini. Pazzesco. Pazzesco. Quello che dicevo prima... che è dovuto spesso alle giocatrici che dovrebbero stemperare queste cose. Io mi ricordo quando l'anno scorso Linari fece un fallo molto brutto su Girelli e fu Girelli stessa a intervenire dicendo basta, ha fatto un fallo, finisce qui, siamo amiche, non pensate male, non rompete, finitela qua. Questo caso qua invece vediamo che ci sono le giocatrici. Allora, passiamo sopra le parole di Ganz, semplicemente perché Ganz è vero, si è preammentato, però poi alla fine ha detto delle cose molto belle su Montemurro, ha detto che tiferà la Juve in Champions e via discorrendo, quindi sono molto contento di quello che ha detto Ganz, al di là poi di quelle frasi infelici. Ma c'è un labiale di Piemonte a fine partita che dice possono vincere solo così. Oltre che Codina ha fatto delle scene sull'espulsione davvero imbarazzanti. Ma ancora più grave è che a distanza di un giorno, quindi a freddo, Linda Tucceri scrive: puoi mettere tutto l'entusiasmo e il cuore che vuoi, ma purtroppo c'è sempre chi può compromettere una partita bella ed equilibrata come è stata quella di ieri. La partita non era per niente scontata, ma lo è diventata nel momento in cui le avversarie sono state più di quelle che avrebbero dovuto essere. Allora, premesso che non è vero. Cioè, non è vera la seconda parte. Premesso che Milan ha fatto una grandissima partita e la Juve, come ho detto, è sulle gambe, sta facendo una fatica davvero bestiale in queste due partite, perché è proprio il periodo dell'anno più difficile per giocare un torneo del genere. Ma va bene. Andiamo a vedere, però, io ho salvato come posso dire, lo screenshot, insomma, ho fatto del fallo di Codina su Caruso. Guardate. Codina qui in slancio va a colpire la caviglia di Caruso. Guardate qua. La palla qua non si vede, è già passata, ma la palla poi andrà molto lontano, segno che proprio Codina la palla la cicca in pieno e va dritta sulla caviglia di Caruso. Non guarda neanche più la palla. Questo è fallo e questo è giallo. Punto. Poi possiamo gi girare quanto vogliamo. Questo è fallo. Questo è fallo sempre. Ed è giallo, non sempre, di più. Se mi volete dire che questo non è giallo, ragazzi, siete in malafede, ma in malafede voi. E mi dispiace che certe giocatrici tirano fuori queste cose, perché vuol dire, ripeto, l'ho detto ieri nel video post partita,
offendono la vostra intelligenza queste cose. Siete ragazzi intelligenti, queste cazzate, perché questa è una cazzata scritta da Linda Tuccieri, offende la vostra intelligenza perché è una boiata, perché questo è fallo, è giallo ed è rosso. Punto, stop, basta. Basta, perché questo era un fallo solare, dritto sulla caviglia di Caruso. La palla va via e la giocatrice prende la caviglia. Ma l'altro poi è ancora più, secondo me, ridicolo. E vi faccio vedere lo screenshot del fallo che chiedono al 94esimo. Il calcio di rigore chiesto dal Milan, che per i milanisti è netto. Prego. Screenshot. Ma guardate qua, Tomà, che è molto furba, perché Tomà ci prova sempre a lanciare, ci prova spesso, la prova, ripeto, a Vinovo gli è andata anche bene. Guardate Tomà come aggancia Lenzini e la trascina giù. Lei tenendo Lenzini, guardate lei come tiene Lenzini e la trascina giù. Ma non era fallo in attacco, ma se è lei che la tiene, è lei che la tiene. Cioè, trasformato un fallo da rigore? No, non ha trasformato niente, ha dato semplicemente quello che era un fallo in attacco. Quindi, punto. Stop, chiuso, ragazzi. Queste le immagini non mentono. Qui c'è Tomà che fa un fallo su Lenzini. Vogliamo dire che è stata tutta rubata la partita, la Juve ruba, la Juve. Dite quello che volete. La verità però è un'altra. E non ci state facendo una bella figura. E lo dico alla società Milan, di cui stimo e sono convinto che stia facendo un ottimo lavoro, a prescindere nel femminile, anche se ogni tanto c'è qualche lacuna, ma credo comunque che spesso fanno delle cose su cui bisogna semplicemente darne atto, che stanno veramente uscendo fuori dal seminato, e forse è il caso di dare un freno, non tanto ai loro tifosi, ma magari cominciare dalle loro tesserate, perché poi leggere cose del genere, no, no. Anche perché Linda Tuccieri ha limitato i commenti, i tifosi della Juve non possono commentare, e questo posso anche capirlo, perché non è che solo i milanisti insultano, spesso siamo anche colleghi di tifo che non hanno capito che nel femminile è diverso. Però, se voi andate a leggere i commenti lì sotto, c'è la sagra del disagio, la sagra dell'insulto alla Juve. Queste cose sono cose brutte, che nel femminile non dovrebbero mai essere così. Quindi, cara Linda, forse fossi in te, cancellerei il post e chiederei scusa per l'enorme stronzata che hai scritto. Punto. Ieri la Juve ha vinto perché è stata più brava a sfruttare le occasioni da gol. Il Milan le ha avute, sì. Meritava di perdere? Probabilmente no. Anzi, probabilmente meritava per gran parte della partita di vincere. Perché non ha vinto? Perché si è mangiata l'impossibile. Perché se Bergamaschi la traversa, la segnava, la partita probabilmente finiva lì. Se Bergamaschi, per cui io stravedo, non avesse fatto l'autorete, la partita finiva lì probabilmente. La Juve ha vinto. Punto, è più forte. Basta, fatevi una ragione. Fatevi una ragione. Non puoi metterci. E quando sento dire puoi metterci il cuore, ma a volte non basta per l'arbitro. No, non basta perché forse, molte di voi non si sono rese conto che la Juve è di un altro livello, e piuttosto che migliorare, lavorare su migliorare voi stesse, quindi creare qualcosa di più, perdete tempo a scrivere queste grandissime boiate. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, ringrazio ancora Kinosh, fino alla fine Forza Nettos Women.